Buonasera. Nella primavera del 1945 le armate anglo-americane da ovest e quelle sovietiche da est cercheranno di stringere la Germania in una morsa mortale. Hitler tenterà un'ultima resistenza e vedremo queste drammatiche fasi della battaglia fino alla resa finale senza condizioni. Sul fronte occidentale, il comandante supremo alleato, generale Dwight Eisenhower, attacca al nord con le truppe britanniche del generale Montgomery. Al centro, Eisenhower scatena le divisioni corazzate del mitico generale George Patton, che ha già dimostrato le sue doti di condottiero nei combattimenti in Nord Africa e in Sicilia. Anche le grandi unità militari tedesche sono costrette ormai ad arrendersi agli alleati che avanzano. Goebbels arruola vecchi e ragazzi nel Volkssturm, l'armata del popolo. Hitler ha già annunciato: non capitoleremo mai. I pochi caccia tedeschi rimasti attaccano le fortezze volanti americane che bombardano la Germania. Aumenta il peso quotidiano dei bombardamenti aerei alleati sulla Germania. Nel caos imminente, il ministro della propaganda, Joseph Goebbels, viene nominato dal Führer commissario per la guerra totale. I prigionieri alleati vengono esposti agli insulti delle popolazioni bombardate. A Leningrado, dei 3 milioni di abitanti che aveva all'inizio, sono rimaste solo 650.000 persone. Compaiono nelle strade di Mosca manifesti di benvenuto agli alleati, i cui aiuti stanno giungendo nei porti russi. Gli alleati spediscono medicinali, prodotti alimentari e vestiti caldi per resistere nell'ora del bisogno. Ma nonostante tutto ciò, i capi dell'Armata Rossa sanno di avere ancora davanti il più grande nemico della storia, e quel nemico sta attaccando di nuovo. Hitler decide di tentare un disperato contrattacco contro gli alleati nel Belgio, con le sue divisioni corazzate. Affida il comando al maresciallo von Rundstedt, che è stato presidente onorario dei tribunali che hanno condannato a morte ufficiali e generali dopo l'attentato. Von Rundstedt ha l'ordine di sfondare in Belgio e in Francia, con alcuni reparti travestiti da americani. Questi reparti agiscono al comando del maggiore Scorzeni, quello che ha liberato Mussolini dal Gran Sasso. Il 16 dicembre 1944 le divisioni tedesche riescono a rompere le linee alleate puntando su Anversa e si inoltrano per diversi chilometri in territorio francese.
Già prima di Natale, gli anglo-francesi passano al contrattacco e per i nazisti non c'è più nulla da fare. Gli americani rompono l'accerchiamento a Bastogne e attaccano in forze le divisioni tedesche, costringendole a una rotta rovinosa. L'ultima disperata controffensiva nazista sul fronte francese nelle Ardenne è fallita. Gli eserciti di Eisenhower e Montgomery raggiungono ormai la Germania. Ma Hitler non si rassegna ancora. Per suo ordine, la lotta dovrà continuare ad oltranza, fino alla distruzione totale del suo paese, che egli sta trascinando alla catastrofe, insieme con Göring e gli altri capi del suo Stato Maggiore. A Oriente, il 27 gennaio 1945, Stalin dà ordine che il fronte si metta in movimento verso la Germania. A sud, il primo fronte ucraino è al comando del generale Konev, che avanza verso Vienna. Al centro, il primo fronte bielorusso è al comando del 49enne maresciallo Zhukov, il vincitore di Mosca e Stalingrado. Zhukov ha sulla scrivania un telefono diretto collegato con Stalin. A nord, il secondo fronte bielorusso è al comando del generale Rokossovsky, il vincitore sul fronte del Don. Le potenti divisioni di artiglieria del maresciallo Voronov forniscono il volume di fuoco di migliaia di cannoni e di batterie dei temibili razzi Katyusha. Hitler abbandona la tana del lupo in Prussia orientale e rientra a Berlino. Insedia il suo quartier generale nel bunker, con le pareti formate da 5 metri di cemento armato, che è stato costruito sotto il cortile della cancelleria del Reich. Qui il Führer intende restare fino alla sua morte. Hitler ordina che le città tedesche siano trasformate in fortezze. Affida la parte nord del fronte al generale Guderian, grande esperto dei mezzi corazzati. Comandare il fronte sud
viene chiamato dall'Italia il feldmaresciallo Kesselring. Le sorti del mondo vengono decise tra il 1 e l'11 febbraio 1945 alla conferenza di Yalta da Roosevelt, Stalin e Churchill. La Germania dovrà arrendersi senza condizioni e sarà divisa in tre zone di occupazione militare. Gli stati europei dovranno riavere i loro governi democratici. Il 22 febbraio, con l'operazione Clarion, 10.000 aerei alleati distruggono l'intera rete ferroviaria tedesca, sganciando 55.000 tonnellate di bombe. Il 13 febbraio 1945 un violento bombardamento distrugge la città di Dresda, centro di tesori architettonici e capolavori dell'arte, come testimoniano queste vedute dipinte nel Settecento dal pittore italiano Bellotto. Alle 22.30 del 13 febbraio la prima ondata di 244 Lancaster della Royal Air Force, partiti 10 ore prima dalle basi in Inghilterra, arrivano su Dresda e sganciano migliaia e migliaia di bombe incendiarie al fosforo che trasformano le persone in torce umane. Alle 22.35 la missione è compiuta. Dopo circa 3 ore, la seconda ondata di 529 aerei rovescia altre tonnellate di esplosivi. I rifugi antiaerei sono diventati una trappola per circa 1 milione di persone. Le esplosioni provocano turbini d'aria a temperatura elevatissima che risucchiano persone, alberi, automezzi e macerie. Alcuni bruciano, colpiti dal fosforo, e si salvano immergendosi nelle gelide acque dell'Elba, ma si riaccendono appena escono dal fiume. E non è finita. Tra le 12.15 e le 12.50 del 14 febbraio, il terzo bombardamento viene effettuato da 1.350 fortezze volanti americane, che sganciano altre 770 tonnellate di bombe, dirompenti e incendiarie. Le rovine di Dresda restano in fiamme per più di una settimana. Ufficialmente muoiono 135.000 persone. Il bombardamento di Dresda solleva proteste in Inghilterra e in America. I militari si giustificano con la necessità di piegare il morale dei tedeschi per abbreviare la durata della guerra. All'inizio di marzo i russi attaccano da est e attraversano i confini della Germania. Anche gli alleati varcano il confine tedesco da ovest e Eisenhower spinge le sue truppe ad attraversare il Reno. Per fermare gli alleati, Hitler ordina di far saltare tutti i ponti sul Reno.
Ma uno dei ponti si salva. A Remagen il ponte Ludendorff resta intatto. Ingegneri americani disinnescano le mine e i carri alleati lo attraversano, costituendo la prima testa di ponte oltre il Reno l'8 marzo 1900. Eisenhower ordina al generale Patton di gettarsi avanti a capofitto dentro la Germania. Cadono Amburgo, Stoccarda, Essen e il bacino siderurgico della Ruhr. Il maresciallo Kesselring, il 9 marzo, viene trasferito da est a ovest sul fronte del Reno. Francoforte sul Meno viene occupata dagli americani. Il Führer ha nominato il suo architetto personale, Albert Speer, ministro degli armamenti e responsabile dell'economia di guerra nazista. Speer è stato capace di aumentare in maniera considerevole la produzione di armi e materiale bellico. Ma negli ultimi mesi si inaspriscono i suoi rapporti con il Führer. Si è accorto Speer dell'assurdità di proseguire una guerra che sta portando la Germania alla distruzione totale e si oppone alla politica della terra bruciata, cioè delle distruzioni degli impianti civili e militari ordinate da Hitler nelle zone dove arrivano gli alleati. Speer riesce ad aumentare la produzione dell'industria pesante ai massimi livelli. Nelle fabbriche di guerra, le grandi orchestre sinfoniche suonano per gli operai e per i soldati feriti. Berlino brucia sotto i bombardamenti e un cerchio inesorabile sta stringendo da ogni parte la capitale del Reich. Chi arriverà primo a Berlino? Winston Churchill vorrebbe battere i russi sul tempo, ma Roosevelt vuole lasciare via libera ai sovietici perché gli americani devono impegnarsi soprattutto nel Pacifico contro i giapponesi. Roosevelt ordina ad Eisenhower di frenare Montgomery con le divisioni inglesi a nord e di indirizzare a sud di Berlino l'impeto dei mezzi corazzati del generale Patton. Stalin ha così via libera per lanciare la sua armata alla conquista della capitale tedesca.
I nuovi aerei russi Stormovik martellano tutti i giorni Berlino, trasformandola in un mare di macerie. A fine marzo, per l'attacco a Berlino, l'Armata Rossa impiega 2 milioni di uomini, 41.000 cannoni, 6.300 carri armati, 5.000 aerei su un'area di 400 chilometri. Gli alleati catturano prigionieri che hanno solo 14 anni. Era l'estate 1944, dovevo mietere il grano, poi è arrivato il generale Guderian e ci ha detto che, anche se avevamo solo 14 anni, dovevamo arruolarci, se amavamo i nostri genitori, se volevamo che nostra sorella non morisse di fame o sotto i bombardamenti. E siccome io amavo mia madre, mio padre e mia sorella, mi sono arruolato nelle SS e così sono diventato un soldato delle SS. La difesa della città viene affidata al Volkssturm, l'armata del popolo. Sono battaglioni composti da ragazzi e da vecchi, da tutti coloro che possono prendere ancora in mano un fucile o un bazooka. E si sfilano per l'ultima volta davanti a Goebbels. In qualità di commissario per la difesa del Reich, Goebbels ispeziona il fronte dell'Oder alle porte della città. I vecchi berlinesi sono costretti a scavare trincee e barricate nelle strade. L'ordine di combattere casa per casa viene lanciato alla radio da Goebbels. Invece della bandiera bianca della resa che si attende il nemico, isseremo il vecchio stendardo con la croce uncinata di una stirpe fanatica e selvaggia di vincitori. Rinnoviamo il giuramento che abbiamo prestato tante volte nei tempi felici. Ringraziamo e sempre ringraziamo il Dio di averci donato un vero Führer per questa tragica, grande epoca. Sul viale davanti alla porta di Brandeburgo atterra a metà aprile un piccolo aereo cicogna con la regista Leni Riefenstahl. Sono venuta per morire con voi, Mein Führer, ma Hitler la rimanda indietro. Il 20 aprile 1945 è l'ultimo compleanno del Führer, che compie 56 anni e sale dal bunker nel giardino della cancelleria per congratularsi con i giovani combattenti della gioventù hitleriana, la Hitlerjugend. Questo soldato di 12 anni ha fatto saltare in aria un carro armato. E un altro ragazzo di 13 anni ha usato la mitragliatrice. Poi Hitler sale per l'ultima volta nei saloni della cancelleria per ricevere gli auguri degli alti gerarchi del nazismo. Sarà il loro ultimo incontro. Goebbels e il Reichsleiter e capo della cancelleria, Martin Bormann, resteranno col Führer nel bunker. Himmler, il capo delle SS e della Gestapo, partendo per il Mecklenburgo, ha già in mente di concludere le trattative segrete con gli americani. Anche Göring saluta il Führer e lascia Berlino in automobile. Si dirige a sud, a Berchtesgaden.
Hitler resta nel bunker con Eva Braun. Goebbels e Bormann si preparano all'ultima difesa. Il 22 aprile le cannonate dei russi fanno tremare il bunker di Hitler, il quale minaccia alla radio: se il mio popolo dovesse crollare nella presente situazione, io non verserò nessuna lacrima. Il popolo tedesco non avrà meritato altro e dovrà imputare solo a se stesso il proprio tragico destino. ...24 aprile... i russi sono nei sobborghi di Berlino. Il maresciallo Voronov schiera 250 cannoni per ogni chilometro di fronte. Il maresciallo Zhukov sferra l'attacco frontale su Berlino. Rokossovsky attacca a nord per avvolgere la capitale tedesca con la seconda branca della tenaglia. Il maresciallo Chuikov, il difensore di Stalingrado, comanda le truppe russe che per prime entrano a Berlino il 25 aprile. Goebbels minaccia di far saltare con la dinamite le case che espongono la bandiera bianca. Dalla sua residenza nel sud della Germania, Göring comunica di essere pronto a prendere il posto del Führer al comando della Germania. Hitler impazzisce di rabbia. Il Führer destituisce Göring da ogni incarico per alto tradimento e lo fa arrestare dalle SS. Gli ufficiali delle SS rinchiudono Göring in un castello in Baviera. ...27 aprile... le agenzie alleate rivelano che Himmler tratta una pace separata con l'OSS, lo spionaggio americano, tramite i suoi emissari in Svizzera. Di questi fa parte il colonnello delle SS Eugen Dollmann, che è stato per anni fiduciario suo e di Hitler in Italia. Lei che cosa rappresentava in Italia? Io ero ufficiale di collegamento fra il generale Wolf di Lago di Garda e Kessler. Sì. E poi ero l'interprete di Kessler. Sì. Ufficialmente anche. E poi naturalmente tutte le relazioni politiche di Wolf con Kesselring era da fare, sì, con me anche, no? E voi, diciamo, questi contatti in Svizzera con chi li avete tenuti? Con gli anglosassoni, con il generale Lemnitz americano, con il generale Alexander inglese e con Mitzel Dölles, che era proprio il messo di Roosevelt, no? E Blum e tante altre persone dell'entourage del signor Blum. Questi sono i contatti che io ho cominciato il 3 marzo e poi sono stati finiti con la capitolazione del 28 aprile.
In seguito alle trattative segrete concluse in Svizzera, le SS e i soldati tedeschi possono lasciare indisturbati Milano e l'Italia, dove hanno seminato lutti e rovine. La forte scorta militare americana riesce a stento a proteggerli dall'ira della popolazione. Questi soldati tedeschi, che comprendono anche alcuni criminali di guerra, vengono riaccompagnati al confine del Brennero e torneranno tranquillamente alle loro case. Intanto Himmler tratta con gli americani la resa dell'intera Germania. Il Führer dichiara che Himmler è un traditore e lo condanna a morte. Manda alcuni ufficiali di sua fiducia con un piccolo aereo cicogna con l'incarico di catturare e uccidere Himmler, il traditore. Hitler vuole vendicarsi anche col colonnello delle SS Fegelein, che rappresenta Himmler presso di lui. Fegelein ha sposato Gretel Braun, la sorella di Eva Braun. Anche Eva ha avuto un'amicizia col colonnello. La Gestapo intercetta una lettera di Fegelein che invita Eva Braun a fuggire con lui. La segretaria di Hitler, Frau Jung, ricorda l'ira del Führer che, scoperto il tradimento, fa fucilare Fegelein nel bunker della cancelleria, il 27 aprile 1945. Mentre i russi avanzano nelle strade di Berlino, nel bunker Hitler fa fucilare tutti coloro che sono anche soltanto sospettati di voler tradire o fuggire. Uno storico congiungimento avviene sull'Elba. Gli anglo-americani e i sovietici si incontrano. Due mitici generali, Montgomery e Rokossovsky, festeggiano lo storico momento. I soldati russi e americani manifestano la loro gioia davanti ai fotografi. Da metà marzo fino al 25 aprile entravano nel nostro rifugio i primi russi. Mm-hmm. Noi non abbiamo più visto fuori nulla, abbiamo soltanto sentito i rumori e eravamo avvolti in una nube di polvere, detriti. E quando siamo usciti, vicino a casa mia, raso al suolo, palazzi, amici, che si trovavano poi dopo settimane, cadaveri. Quindi fu un momento terribile. Veramente terribile, sì. I 300.000 soldati tedeschi che difendono Berlino sono ridotti ormai a 15.000. A essi si affiancano 35.000 vecchi e ragazzi del Volkssturm. Per ordine di Hitler, chi non combatte viene fucilato o impiccato sul posto.
Il 29 aprile i russi raggiungono il centro di Berlino. Alle 2 del mattino del 29 aprile Hitler sposa Eva Braun. Sui loro rapporti vi sono state molte dicerie e molti dubbi. Il colonnello delle SS, Eugen Dollmann, che è stato vicinissimo al Führer fin dalla fine degli anni 20, ha pubblicato anche un libro sulle abitudini sessuali del Führer. Mi pare che Eva Braun non ha avuto rapporti con Hitler. No, secondo me no. Sì. Di amicizia sì, ma non di amore. Senta, praticamente la Petacci lei l'ha conosciuta, lei ha conosciuto anche Eva Braun. Sì, sì, l'ho conosciuta Eva Braun, è un tipo molto simile, meno sessuale. Eva Braun era piuttosto un tipo tedesco, una brava persona, ma non sessuale come la Caretta non era. Sì. La Hitler non era neanche sessuale come Mussolini, però. Questo è anche chiaro, perché Mussolini era veramente un uomo perdono, Hitler non si sa cosa mistica, misteriosa. Perché ci sono, per esempio, su Hitler... Hitler ha abbracciato la potenza e il potere, ha abbracciato altre cose. Sessualmente lui non era un tipo che ispirava nessuna cosa sessuale, niente, Mussolini viceversa, sì, era il classico italiano in questo, viceversa, Mussolini, Hitler no. Negli anni 20 Hitler organizza il suo movimento a Monaco di Baviera, dove il nunzio apostolico Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, riceve nel suo salotto il generale Otto von Lossow, comandante militare della Baviera. Dollmann scrive nelle sue memorie che Lossow era nemico di Hitler e lo ricattava con documenti compromettenti della polizia di Monaco. Secondo Dollmann, che era stretto collaboratore di Hitler, i documenti di von Lossow contengono una serie di deposizioni di ragazzi dai 19 anni in su, reduci dalla Prima Guerra Mondiale, che hanno avuto rapporti omosessuali con Hitler in cambio di una cena o di danaro. Con questi documenti il generale von Lossow si è garantito la sopravvivenza negli anni del nazismo. Hitler perseguitò sempre gli omosessuali e gli ebrei, ma sarebbe stato lui stesso di origine ebraica. Il padre del Führer, Alois Hitler, secondo l'esperto Konrad Haydn, ha un nome frequente fra gli ebrei polacchi e slovacchi. Hitler, Hütter, Hitler, significa guardiano di capanne e pastore ed è nome diffuso fra gli ebrei orientali. Dalle ricerche del premier austriaco Dollfuss risulta che la nonna di Hitler era nubile e rimase incinta in casa di ricchi ebrei dove era cameriera. La madre di Hitler, Clara, era domestica in casa del cugino Alois, che poi sposò. Lo storico William Shirer ha documentato l'ipotesi dell'origine ebrea di Hitler, che così avvalora la storia narrata da Charlie Chaplin nel suo grande film Il dittatore. Di miele di Hitler viene interrotta dopo poche ore dalla notizia che Mussolini è stato giustiziato. Il Duce e la Petacci sono stati esposti al ludibrio della folla e poi appesi per i piedi a Piazzale Loreto. La notizia sconvolge il Führer. Non voglio finire sbranato dalla folla come il Duce, dice Hitler. Le cannonate dei russi cadono fitte su tutta Berlino e anche sul bunker. Il sogno del Führer di concludere una pace separata con gli anglo-americani o con i russi svanisce miseramente all'alba. Ormai i reparti sovietici sono a due isolati dalla cancelleria.
Lunedì 30 aprile, ore 14 precise. Hitler decide di morire insieme con Eva Braun. Il Führer prova l'effetto del cianuro sulla sua cagna Blondi e sul cucciolo Wolf. Poi con la stessa fiala di cianuro uccide Eva Braun e si suicida. Oppure, secondo un'altra versione, egli si spara o viene ucciso con un colpo di pistola da Goebbels. I due corpi, cosparsi di benzina, vengono bruciati fuori dal bunker alle 15.30. Prima di morire, Hitler ha dettato alla sua segretaria Frau Jung il testamento, che designa come suo successore il grande ammiraglio Dönitz. Goebbels è nominato cancelliere del Reich, Bormann ministro del partito. Essi tentano di prendere contatto con i generali Antonov e Chuikov per trattare la resa di Berlino, ma Chuikov rifiuta. Vista l'impossibilità della resa, Bormann decide di fuggire dal bunker. Viene ucciso oppure, secondo un'altra ipotesi, si rifugierà in Sud America. Il primo maggio la bandiera rossa viene issata sulle rovine del Reichstag. Goebbels decide che la moglie e i suoi figli dovranno morire con lui. Joseph Goebbels, la voce del Terzo Reich, vede crollare il sanguinoso sogno della sua vita. Goebbels uccide la moglie e i sei figli col cianuro. Poi si spara un colpo di rivoltella. Gli otto corpi saranno trovati davanti al bunker della cancelleria dal reparto del colonnello sovietico Klimenko, il 2 maggio. Ecco la testa bruciata di Goebbels, che è stato cancelliere del Reich per un solo giorno. Ceneri, macerie, milioni di morti e l'eredità di un regime basato sul terrore e sulla cieca obbedienza a una banda di criminali. I russi raccolgono quello che hanno trovato dei resti di Hitler in questa cassetta di munizioni. Sospettando che il dittatore nazista fosse ancora vivo, Stalin mandò a Berlino il capo della sua polizia Beria con il ministro Molotov. I due cadaveri di Hitler ed Eva Braun furono riconosciuti autentici attraverso le loro protesi dentarie dal loro dentista personale Hugo Blaschke. Nel bunker i cineoperatori russi avevano trovato solo questo cadavere di un sosia di Hitler. Ora la battaglia di Berlino è finita. È costata immense distruzioni e migliaia di morti. I soldati tedeschi si arrendono dovunque e vengono avviati ai campi di prigionia. Anche Göring, che pensava di cavarsela, deve arrendersi e consegna la sua pistola. La resa della Germania viene firmata a Reims il 7 maggio 1945,
vi sono i comandanti Eisenhower e Zhukov. Per i tedeschi arriva il comandante in capo Keitel. Firma Zhukov per i sovietici. Firma Keitel. Firmano gli americani. Finalmente la guerra in Europa è finita. I soldati alleati entrano nei campi di concentramento nazisti, dove trovano poche migliaia di sopravvissuti e oltre 11 milioni di cadaveri. Norimberga, 16 ottobre 1946. Nella palestra del carcere cittadino sono state erette 10 forche. Qui, nel giro di 103 minuti, 10 capi del Terzo Reich pagheranno con la vita i crimini di guerra della Germania nazista. Nel luglio del 1945, a San Francisco, nel corso della sessione inaugurale delle Nazioni Unite, era stato presentato dal giudice americano Jackson un progetto di processo internazionale da tenersi in Germania, con una corte formata dai rappresentanti delle quattro potenze vincitrici. A Norimberga, però, mancheranno i principali imputati previsti da Jackson, che si sono precedentemente tolti la vita. Hitler, Himmler, Goebbels. A rispondere dell'accusa di aver compiuto alcuni tra i più orrendi crimini di cui si sia macchiata l'umanità nel XX secolo, gli imputati sono 24. Tre di loro mancano all'appello. Il dottor Robert Reich, capo del fronte del lavoro, si è impiccato in cella con un lenzuolo. Gustav Krupp è gravemente malato. E di Martin Bormann, scomparso nel disastro di Berlino, non se ne sa più nulla. Tra i 21 che restano fa spicco Hermann Göring. Durante la sua deposizione, Göring dimostra abilità e intelligenza. Ottenuta per vie misteriose una dose di cianuro, si suicida nella notte che precede l'esecuzione della condanna. La sentenza viene letta alle 15 del 1 ottobre 1946. Hess rifiuta di ascoltare nella cuffia la lettura della condanna all'ergastolo. Rosenberg, che appare tranquillo, si irrigidisce alla parola impiccagione. Joachim von Ribbentrop, l'ex ministro degli esteri di Hitler, «Ho soltanto obbedito e obbedirò ancora», dichiara. «Sarà il primo a salire sul patibolo». Alfred Rosenberg, Hans Frank, governatore a Varsavia, Buschreifer, il persecutore degli ebrei, seguiranno Ribbentrop sulla forca. L'Europa, devastata e dissanguata, coperta di cadaveri e di rovine, vede finalmente il ritorno degli uomini alle loro case. Finisce così la storia di questi sei tragici, lunghissimi anni di guerra che sono costati al mondo 50 milioni di morti. We'll be right back.
L'8 maggio si festeggia in tutto il mondo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Maresciallo Zhukov, insieme a Stalin, vanno alla conferenza di Potsdam il 17 luglio 1945. A Potsdam viene deciso l'uso della bomba atomica. I quattro vincitori sanzionano una spartizione della Germania in quattro zone e l'amministrazione in comune della Grande Berlino. La convivenza si rivela difficile in una città ridotta in macerie, nella quale vivono 2,5 milioni di persone praticamente senza mezzi di sussistenza. Marlene Dietrich canta Lili Marlene per i soldati alleati. Wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Termina così la Seconda Guerra Mondiale in Europa, ma sul fronte del Pacifico la guerra continuerà ancora per 4 terribili mesi. Nella prossima puntata assisteremo alla grande battaglia di Okinawa, alle 2 esplosioni atomiche sulle città di Hiroshima e Nagasaki e alla resa finale del Giappone. Arrivederci. Thank you.